Mi accarico. Grazie davvero, amico. Grazie a te possiamo procedere con gli scavi. Questo posto è già abbastanza terribile senza aver paura di rimanere asfissiati. Ma di che mi preoccupo? Se trasporti un carico così pericoloso, sai il fatto tuo. Imposta la rete chirale nel frattempo. Comunque, alla fine, Sam Bridges, ho un favore da chiederti. Un corriere locale doveva consegnarmi una cosa preziosa, ma l'ha persa per strada. È un ammonite di 200 milioni di anni fa, che, così dice, sembrerebbe ancora viva. Sembra ci si sia imbattuto in un'area rocciosa nascosta sotto un ghiacciaio, ma non finisce qui. Sostiene che questa ammonite ha un cordone ombelicale. Un cordone ombelicale? Sarò diffidente, ma quel campione va studiato e non lascerei mai un compito così delicato a un dilettante. Così gli avevo chiesto di incidere tutta la roccia circostante e di portarmi il campione. Logicamente volevo confrontarlo con altri campioni coevi nei paraggi. Ecco perché gli avevo chiesto di estrarne altri oltre a quello di cui mi aveva parlato. Ma che cosa mi va a fare quel coglione? Perde tutto il carico. Non ha nemmeno avuto il buon senso di indicare in quale cassa fosse l'ammonite col cordone ombelicale. A quanto pare il carico è andato perso nell'area a sud-ovest, dove tendono ad accumularsi i gas tossici. Poi dichiara che il suo scanner è rotto e che non c'è assolutamente modo di recuperare il carico. Ma tu potresti rintracciarlo. Ti darò una maschera d'ossigeno per proteggerti dai vapori. Per sicurezza. Puoi prenderla accettando l'ordine. Quel fossile può rappresentare una scoperta epocale. Esistono esemplari di pesci vivipari, ma una ammonite con un cordone ombelicale non si è mai vista. E se davvero avesse 200 milioni di anni, corrisponderebbe all'estinzione del tardo Triassico, un'altra estinzione di massa. Che il cordone ombelicale sia collegato alla spiaggia. Dobbiamo recuperare quel carico a ogni costo. Può fornirci un indizio fondamentale per capire i meccanismi del Death Stranding. Manca così poco. Manca davvero poco per capire la vera natura di questo fenomeno. Sbrigati, Sam. Quell'ammonite non deve andare persa. Ben fatto. Nuovo... Una maschera d'ossigeno. Bella idea. Filtra l'aria e ti permette di respirare. Oltre a proteggerti dai gas tossici, ridurrà la stanchezza dovuta allo sforzo fisico, in modo da aiutarti a mantenere l'equilibrio. La batteria si scarica in fretta, altrimenti ti direi di indossarla sempre, ma si scarica, perciò non farlo.